One Podcast. È il 1995, siamo negli Stati Uniti d'America. Donald Katz è un giornalista e scrittore appassionato di jogging che, dopo anni di allenamento con in testa le cuffie e in tasca un lettore a cassette, inventa un modo più pratico per portare con sé la compagnia di un libro che possa intrattenerlo durante le sessioni di sport. La sua invenzione sfrutta la tecnologia e la trasmissione dei file digitali su internet. Un po' di tentativi, qualche correzione all'idea iniziale e tutto funziona. Nasce così Audible. Dalla A alla Z, alla scoperta di Amazon, di Matteo Curti. Vi è mai capitato di ascoltare un audiolibro? È un'abitudine che sta prendendo sempre più piede, non solo fra gli appassionati di jogging e camminate come Donald Katz, ma anche e soprattutto quando si sta in casa, mentre si cucina, mentre si fanno le pulizie, mentre si è indaffarati anche in altro. Qualcuno li ascolta anche mentre lavora e un catalogo molto ampio di audiolibri si trova su Audible, il servizio di Amazon. E oggi sono con Luca Moretti, Production and Casting Manager, e Viola Graziosi, attrice e narratrice, per farmi raccontare da loro come nasce un audiolibro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno a tutti. Luca in particolare si occupa delle produzioni in lingua italiana per Audible. Quindi Luca, vorrei partire proprio da te perché immagino che per realizzare una cosa così apparentemente semplice ci sia in realtà molto lavoro. Assolutamente sì, potrebbe sembrare una cosa facile leggere semplicemente un libro davanti a un microfono. In realtà ci sono varie fasi in preparazione della lettura e anche successive alla lettura che sono fondamentali per la riuscita di un audiolibro. In cosa consiste il tuo lavoro? Diciamo in parole povere è la scelta delle voci, quindi una volta che abbiamo degli audiolibri da produrre, scegliere la voce più adatta per leggerlo, per interpretarlo. E come si sceglie la voce narrante? Cioè quali criteri seguite? Perché immagino che la voce narrante sia l'anima, no, del libro, o a parte la storia, ma il biglietto di presentazione immediato è la voce di chi lo legge. Assolutamente sì, direi che la voce fa almeno il 50% del libro. Sì, l'interpretazione, il modo in cui il libro viene reso, no? Tutto il pathos della storia. Assolutamente sì, la voce viene scelta a seconda dell'anima del libro, perché dipende dalla prospettiva di lettura della voce narrante. Cioè, immagino che in determinati casi, specialmente se il libro è in italiano, per il mercato italiano, se l'autore è disponibile per la lettura, immagino che quello abbia una corsia preferenziale, o almeno credo, insomma. Sicuramente in alcuni casi hanno un forte desiderio di leggere il proprio libro e da una parte ha senso perché chiaramente conoscono nel più profondo tutta la trama, tutte le svolte e anche lo stile letterario con cui l'hanno scritto. Altri preferiscono... Sì, delegano a chi sa fare quel mestiere. Assolutamente, perché non è semplice. No, assolutamente. E avete un identikit dei fruitori degli audiolibri? Cioè se sono maschi, femmine, l'età, la zona d'Italia? Al momento c'è una leggera prevalenza degli uomini. Sì. Questa cosa è variata però nell'arco degli anni, inizialmente erano più le donne. L'età prevalente è tra i 25 e i 34 anni, immagino perché abbiano più dimestichezza con gli strumenti tecnologici. Ma sanno smanettare di più. Esattamente. E per quanto riguarda le regioni d'Italia, per fortuna ci ascoltano ovunque, c'è una leggera prevalenza del sud Italia al momento. Ah, e chi sceglie quale audiolibro produrre invece? Sono i colleghi che si occupano dell'acquisizione dei contenuti, quindi lavorano con gli agenti letterari, con gli autori stessi a volte e con gli editori. E da dove si parte e soprattutto come si parte? Una volta acquisiti i diritti si comincia a lavorare al testo, a volte bisogna addirittura tradurlo, delle volte produciamo dei libri che non sono mai usciti in cartaceo o magari che usciranno successivamente, quindi c'è anche la fase di traduzione. Se il libro è già in lingua italiana o è già stato tradotto, l'assegniamo a uno dei nostri studi di produzione che si occupa della fase di preproduzione, produzione e postproduzione, quindi la preparazione del testo, la formattazione per cui non ci siano parole che vanno a capo. Le pagine devono finire tutte con un punto in modo da non dover sfogliare sia il cartaceo che sul tablet, quindi perdendo il filo del discorso. Si prepara il foglio pronunce per libri che contengono parole in lingue straniere oppure nomi inusuali. Ovviamente ci sono i tecnici di produzione che sono in sala, i direttori di produzione che dirigono anche l'attore quando ce n'è bisogno. Ci sono i tecnici poi che lavorano al montaggio, alla pulizia dei file audio. Se c'è della musica aggiungono chiaramente effetti e musica.
musica, c'è chi fa riascolto, è tutta una serie di professioni che collaborano alla riuscita di un audiolibro. Uno potrebbe pensare che si tratta di un microfono, un lettore del libro, ma in realtà c'è un mondo. E una volta che il file è chiuso, che la masterizzazione è avvenuta, chi si occupa di proseguire il lavoro? Ci sono i colleghi che assemblano appunto l'audio con la copertina, con la descrizione del libro e con tutte le informazioni relative sia alla registrazione che al libro originale, quindi autore, narratore, editore originale. Ci sono i colleghi che chiaramente fanno la promozione, in alcuni casi facciamo anche dei behind the scenes, quindi registriamo dei video promozionali per presentare i nostri titoli ai nostri ascoltatori. Beh, ci sarà certo un'attività social anche, no? Assolutamente, promuovere attraverso le piattaforme social il lavoro di chi ha registrato. Insomma, ci sono stati dei cosiddetti bloopers, cioè degli incidenti di lavorazione che sono risultati divertenti? Ma allora, in studio e registrazione soprattutto, perché a volte si leggono cose per altre, ovviamente, per quanto si possa avere l'occhio allenato. Beh, immagino che la stanchezza a un certo punto intervenga e chieda la sua parte. Assolutamente, o rumori, diciamo, piuttosto originali dallo stomaco. Che non arrivano dal sound designer. Esatto. No, siccome la voce è lo strumento principe e unico dell'audiolibro, i nostri microfoni sono assolutamente super sensibili e quindi anche il minimo rumore viene percepito. Ho capito, quindi non bisogna avere orecchini, non bisogna avere collane, non bisogna avere degli indumenti che fanno rumore. Monete in tasca, cinte troppo rumorose, assolutamente sì. E fra le figure principali senza le quali un audiolibro non esisterebbe ci sono proprio le voci, come quella di Viola Graziosi, che oggi è qui con noi. Buongiorno a tutti. Viola è un'attrice che nel corso della sua carriera si è misurata con teatro, cinema, televisione e radio e continua ovviamente a fare questo lavoro, ma la cosa più importante per noi adesso è che è stata la prima narratrice di Audible per l'Italia. Sì, è così. Viola, come ti prepari quando devi registrare un audiolibro? Allora, io mi definisco un atleta del cuore e quindi alleno sempre il corpo con la palestra, la voce, che è il mio strumento di lavoro principale, insieme al corpo, la mente, che deve essere sveglia e libera, e il cuore, che deve battere il più possibile, quindi essere vivo. Sì. Quando mi arriva un audiolibro, quello che faccio è che lo mappo, ovvero mi mappi, preparo. Che vuol dire? È come se dovessi fare una traversata, ecco, per cui studio l'autore, leggo la trama, cerco delle recensioni, leggo qualche pagina perché cerco di cogliere lo stile di scrittura utilizzato, la tecnica narrativa, eccetera. Non lo leggo tutto, almeno questo l'ho acquisito con l'esperienza, prima sì, però ho capito che funziona meglio per me non leggerlo del tutto per lasciarmi anch'io sorprendere dalla trama e scriverla con la voce senza che parti di me possano in qualche modo metterci del proprio, ecco. Ho capito, quindi tu ti prepari sulla biografia dell'autore più che sull'opera che quell'autore ha scritto, di modo che così nella lettura, nella sorpresa c'è anche un'interpretazione più sincera, probabilmente. Esattamente questo, sì, hai trovato la parola giusta. E qual è la sfida maggiore nel dare la voce a un libro? È quello di far sentire la voce dell'autore e sparire in qualche modo, fondersi con la scrittura e sparire. Infatti il complimento più bello che mi viene fatto per me è quando mi viene detto che a un certo punto si sono dimenticati di me ed erano immersi nella storia. Ma quando tu prima dicevi di non conoscere la trama del libro, no? E di scoprirla cammin facendo, sì, di capitolo in capitolo, tu ovviamente hai un parere, no? Da lettrice. Riesci a rimanere distante dalla trama? O meglio, è opportuno che il narratore non esprima un parere nei confronti del personaggio, naturalmente lasciandolo intendere dall'espressività che acquisisce ogni volta che si descrive un'azione? Assolutamente sì, nel senso che proprio mi fondo, cerco il più possibile di fondermi con l'autore. Ecco, è come se io mi mettessi per prima in ascolto, e a me accade così che le pagine, le parole scritte sulle pagine bianche, cioè i caratteri sulle pagine, comincino a suonare come se dessi voce a uno spartito. È il tuo strumento?
Sì, è esattamente quello. E quindi io cerco veramente di sentire se l'autore ha messo una caratteristica, come c'è spesso, no? Nei personaggi vari, io cerco di esaltare quella. Ma quello che richiedo a me stessa è di essere il più possibile pulita, neutra e disponibile per svolgere il mio compito, che è di essere un po' un'antennarice trasmittente. Ho capito, quindi tu sei un tramite, non sei un filtro. Esattamente, esattamente. E tu sei sempre soddisfatta del risultato finale? Guarda, adesso ti sorprenderò, ti dico di sì, anche se non è un sì presuntuoso. In realtà non si arriva mai ad essere soddisfatti di un risultato finale, perché per me è materia viva. E nell'incontro, come dire, l'incontro ha una parte che emette e un'altra che riceve, per cui la soddisfazione è solo quando qualcuno mi dice che gli è giunto quello che ho trasmesso, no? Che non è un mio giudizio su me stessa, ecco, in questo senso dico soddisfatta, okay. Sì, nel senso che ho deciso di darmi pace. Quali sono le persone di produzione a cui ti riferisci quando fai la registrazione, quando sei nel pieno della lavorazione di un audiolibro, e soprattutto ti arrivano dei consigli dal tuo staff che risultano poi utili, interessanti? Ma certo, la relazione è fondamentale, per cui prima di tutto il fonico, il regista in sala, che ascoltano e che palpitano con me, che sono i miei primi ascoltatori, e per cui chiedo sempre a loro gli è arrivato, a volte chiedo di riascoltare, a volte ci diciamo insieme che qualcosa potrebbe essere fatto meglio, la fine di una frase, di un capitolo o un passaggio. E l'altra relazione invisibile, che però per me è fondamentale, è proprio quella con Luca, perché so che se mi arriva un libro è che lui ha pensato che io potessi trasmetterlo al meglio, e quindi anche quella è una relazione, cioè già ci si sente scelti, e quindi quando ci si sente scelti c'è una curiosità a scoprire qualcosa anche di sé attraverso quello che arriva. E un'altra interazione che so che frequenti volentieri è quella con la community Audible Club, che ti permette di scambiare con gli ascoltatori dei pareri. Ti è utile questo incontro e questo scambio? Tantissimo, tantissimo, perché appunto poi io ho bisogno di avere un feedback, di avere un parere, una testimonianza, per capire cosa fare e cosa soprattutto migliorare. Altre volte leggo anche poi di altri colleghi e di altre esperienze d'ascolto, mi succede di rispondere, perché insomma siamo in una società dove un po' troppo spesso a volte basta il mi piace, non mi piace, il pollice in su, sì, o il pollice in giù, e invece forse far scoprire che c'è un lavoro dietro, che c'è una cura, che c'è anche qualcosa di imperfetto e di fallibile in noi, per fortuna, ed è per questo che non siamo, e qui lo dico, intelligenze artificiali a leggere magari perfettamente ma senza anima. Invece noi mettiamo un'anima in cui c'è chiaramente una parte di soggettività, che è proprio quella che però cerca l'incontro e forse lo può trovare. Adesso in chiusura vorrei chiedere a te, ma anche a Luca, un libro, uno soltanto, che a voi è piaciuto e che vi ha colpito, e che sia un libro facile, che possa coinvolgere chi ancora non ha l'abitudine ad attivare l'app nel telefono ad ascoltare un audiolibro attraverso Audible. Visto che è una domanda difficilissima, io dico a Luca, rispondi tu, ma che sia un libro letto da me, ovviamente. Beh, la scelta è ampia, perché Viola ne ha letti veramente tanti, quindi parlerò di Resto qui di Marco Balzano. È un libro che è stato apprezzato tantissimo da tanti nostri ascoltatori, anche su Audible Club. Viola, di che cosa parla questo libro? Allora, parla di una storia vera avvenuta a Curon, nel sud Tirolo. Curon è quella cittadina che è stata sepolta da una diga e dalla quale esce fuori solo un campanile. Qui so che già ciascuno di voi adesso avrà un'immagine in testa, e quindi niente, posso solo dirvi che è una storia bellissima e ringraziare Luca che l'ha consigliata. Ascoltatela e poi soprattutto scrivetemi per dire cosa ne pensate, che esperienza è stata per voi. Ripetiamo il nome? Resto qui di Marco Balzano, che è stato anche finalista allo Strega di qualche anno fa. E allora ancora grazie per questa chiacchierata e per questo consiglio a Luca Moretti e Viola Graziosi. Grazie a voi. Grazie, grazie a voi. Dalla A alla Z, alla scoperta di Amazon, è un podcast di Matteo Curti, scritto con Mauro Medaglia e Laura Manca. Riprese e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast per Amazon Italia.